Shalom Aleichem, carissimi ebrei, oggi Mishra Hashem, Sremer Sechet Shabbat, Daf Kof Nun Alef, iniziamo dal Mishnah. E questa Mishnah già ripete ciò che abbiamo studiato nella sessione precedente, proprio poche righe più in su di ciò. E la Mishnah dice: Machshechino Tchum, Lefarkiach Liskech Kala, che uno può andare fino alla fine del Tchum di Shabbat, cioè un po' prima del limite naturalmente, uno non può oltrepassare il limite di Shabbat. Tchum, si sa cos'è, comunque lo ripeto nuovamente, è una zona che uno può camminare e andare di Shabbat, che deve essere al massimo oltre 2000 amot dal limite della città, dall'ultima casa della città. Per dirigere e sorvegliare ciò che è necessario per una sposa novella. Ed ugualmente, la lischia Ahmed la velo Aron Tachachim, e per sorvegliare e arrangiare le cose per ciò necessario per seppellire un morto, per la bara e per i lenzuoli funebri, poiché sono mitzvot, e perciò è permesso di andare fino un po' prima del limite del Tchum. Però questa è l'opinione di Abba Shaul, ma Chachamim non sono d'accordo. Nochri shevichalim Shabbat lo ispod ba'em Israel. Un goi che portò dei flauti, che a quei tempi suonavano i flauti durante un elogio funebre, e se il goi lo portò di Shabbat, un ebreo non può usarli mai, non può mai usarli. E questa è una penalità dei saggi, che uno non deve utilizzare e beneficiare di un divieto che un goy fece di Shabbat per un ebreo. Ela im ken ba'u memakom karov, a meno che vennero da un posto vicino, e la Gemara parlerà cosa intende. Asulo Aaron, se Goim fecero per un goi una bara, vechafruro keve, oppure scavarono una fossa, i Goim scavarono per un goi, i kever bo Yisrael, è permesso per un ebreo di utilizzare ciò subito dopo lo Shabbat, veim bishvil Yisrael lo è kever bo olamit, però se lo fecero, i Goim lo fecero per un ebreo non può utilizzarlo mai. Neanche Birkut HaShem, perché non parlerà Birkut HaShem, è il periodo di tempo necessario per fare una cosa. Dice Agmara, Rav Amar viene disputato Rav Shmuel, di Rav Amar Makom Karov Mamash, e ciò che dice la Mishnah, che a meno che vennero da un posto vicino, che intende che era dentro il Tchum, che lo purgò e portò questi flauti o altre cose prima dello Shabbat, era dentro il Tchum. Mentre invece Shmuel Amar, Chashina Hashem Achutz Lachoma Lanu, per noi vuol dire che pernotarono, e non vuol dire per noi, che non abbiamo timore che forse vennero da lontano, al contrario, pensiamo che forse stavano vicini, e perciò non è vietato. Cioè, supponiamo che vennero da un posto vicino, erano vicini. Dai Kamatiti, infatti si può dedurre dalla Mishnah che segue la tesi di Shmuel, che va di Shmuel, da Katane, poiché dice la Mishnah, Asalarono va a farlo che veri, che vero se fece una bara o scopo la fossa, un ebreo lo può utilizzare subito, il Mozzo Shabbat, Alma Misfei Kashari. Vediamo che se abbiamo un dubbio è permesso. Achinami e Sfekashar, perciò ugualmente anche qui, se abbiamo un dubbio è permesso. Vetania Quatedera, invece c'è un'altra Mishnah, il Maaseh HaMakshirim, che segue l'opinione di Rav, che Irshi Yisrael lo prendarim ba, vaitava ba, merchatz, amarchetze b'Shabbat. Se vi era un bagno pubblico,
in una città che era popolata da ebrei e vi era un bagno pubblico che era aperto il Shabbat. Imro, Nochrim, Lairo, Fetramia, se la maggioranza della popolazione erano goyim, allora un ebreo può andare in Mosè Shabbat a lavarsi in questo bagno pubblico subito. E cosa si intende subito? Adesso spiegherò. Imro Yisrael Neotina al Kedeshi Yachamu Chamin. Però se la maggioranza della popolazione erano ebrei, allora deve attendere di Mosè Shabbat per lavarsi per il periodo di tempo che ci vuole per scaldare l'acqua. Questo intende questa espressione Kedeshi Yachamu. E ci sono molti casi che la halacha è che uno deve attendere fino al tempo che ci vuole per fare quella cosa. Però se erano la popolazione era mersa, mersa, metà metà, e deve attendere al Kadesh HaMuhammad, deve attendere finché per il tempo che ci vuole per scaldare l'acqua nel questo bagno pubblico. Rabbi Omer, Beambati Ktana, in un piccolo bagno o una piccola piscina, Imeshba Rishut, se vi è una persona importante, Rochezba Miad, un ebreo può lavarsi lì subito Motzei Shabbat, anche se la maggioranza degli ebrei, anche la maggioranza della popolazione sono ebrei. Ma Rishut, cosa intende questa parola Rishut? Forse bisogna leggere Rashut, penso bisogna leggere correttamente Rashut, non Rishut. Rishut vuol dire permesso, Rashut vuol dire un'autorità. Poiché un morto è Mukzeh. Shumtim et akar mitachtav, metelin oto al hol. E affinché un morto, diciamo che non sono pronti per seppellirlo, affinché il morto non puzzi, allora cercano di metterlo sul suolo affinché non sia troppo caldo. Perciò è permesso tirare da sotto il morto dei cuscini affinché il morto giaccia sulla sabbia, che è più fredda, affinché venga trattenuto questo fatto che il morto, finché non puzzi, quello che tende a dire. Pushinita lechi lo sciale e la scella d'ossif. È permesso legare la mascella del morto affinché non scenda di più, ma non è permesso legarla affinché sia più chiusa, che sia sollevata. Cioè, è permesso impedire che scenda, ma non è permesso legarla più stretto di quello che è, poiché. E nuovamente è Mukzeh. Vehen Korah Shenishbera. Ed ugualmente una trave di una casa che si ruppe, si spezzò. Sobchen Otav Safsar o Barukot Amitah. Permesso sostenerla con una panca o con le assi laterali di un letto, affinché lo shetale e la shelotosif. Permesso che non scenda più di quello che è, ma non è permesso alzarla più di quello che era prima. Chiamara, Vemar Rabbi Yehuda, Amar Shmuel, Maaseh b'talmido shel Rabbi Meir, shenichnas acharav b'beit hamerchatz. Era il caso di un allievo, un discepolo di Rabbi Meir, che andò con Rabbi Meir al bagno pubblico di Shabbat. Bigesh Ladiach Karka volle lavare il pavimento in onore del suo maestro. Amarlo Emma Dechin, non è permesso lavare il pavimento di Shabbat. Voleva Lasuch spalmarlo e spalmare il pavimento, ungere il pavimento con olio. Lasuch Karka, amarlo En Sachin, gli disse che non è permesso fare il Shabbat. E perciò vediamo che secondo l'opinione di Rabbi Meir, che vieta di lavare, di ungere il pavimento con olio.
poiché il pavimento è mukse e perciò è vietato lavarlo. E se è così, allora perché la Mishnah permise di lavare e ungere il morto? Risponde Gemara, veramente è permesso farlo di Shabbat. E ciò che dice Rabbi Meir, che non bisogna farlo, poiché forse vi è un canaletto per nella terra. In quei tempi non c'erano pavimenti, era tutta terra. E perciò abbiamo visto questo parecchie volte, che Chazal erano preoccupati che forse uno avrebbe allisciato la terra e l'avrebbe appianata, e ciò non si può. E questo è il problema, che si chiama Ashwe Gumot. Non si possono, gli abballamenti non si possono addrizzare, bisogna lasciare. Se c'è una fossetta, bisogna lasciare tutti come, non si può spianare la terra. E per questa ragione non si può lavare né ungere la terra con olio, poiché karka be karfa mikhlafa, met be karka lo mikhlaf, che uno si potrebbe confondere con il terra, con pavimento, eccetera. Però il caso di un morto, il caso di un pavimento o della terra sono due casi diversi, perciò uno non si confonderebbe, e perciò il caso del morto è permesso, il caso della terra è vietato. E chiamala col, la parola col vuol dire tutto, tutti, la tua mai, ovviamente questa è un'usanza quasi definitiva nella Gemara, che la Gemara sempre chiede col la tua mai, cosa viene a includere? Che col vuol dire che tutto, però c'è qualcos'altro ancora che non è menzionato, perciò chiede cosa viene a includere. Ci risponde la Gemara, la tua alta norma viene a includere il caso che bevin clay mekar, si possono portare utensili che rinfrescano, come utensili di vetro, clematachot e utensili metallici, manichin al cresò, che deje lo tapuach. È permesso mettere sulla pancia del morto affinché si raffreddi, che non si gonfi. Poiché che ne te cavar, è permesso otturare tutti i suoi orifici, che deje lo tikanes ben ruach, affinché non entri in essi l'aria e si gonfi, perciò per impedire che si gonfi. Ed ugualmente Shlomo Amelo disse con la sua profonda saggezza, ad hacerlo iratek hevel hakesef, che la colonna vertebrale ha la forma come di una corda ed è bianca. La colonna vertebrale è bianca come il metallo argento, che anche è, non è completamente bianco, ma paragonato a questo, quello che vuole paragonare, che anche è un bianco. E ciò spiega Mara. Amar Raviuda, Amar Ravitzchak, Bered Raviuda, Im Yeshba Adam Chashu, Sheshlo Asara Vadin, Shemachindo Asara Kunkumin, Bevat Achat, Bevat Yiktana, Utali Chotro Miat. Se vi è una persona importante che ha 10 schiavi che gli scaldano il bagno con 10, diciamo, 10 pentole, e contemporaneamente in un piccolo bagno, un ebreo può lavarsi in questo bagno subito, non deve attendere finché gli scaldino l'acqua, perché lo prepara per un goi e non per un ebreo. Abbiamo studiato la Mishnah, solo Aaron e Hafruro Kever. Se Goim prepararono una bara per un goi o gli scavarono una fossa, che un ebreo lo può usare subito. A mai che Agmarà, per quale ragione è permesso usarlo subito? Poiché vediamo che riguardo al bagno, comunque bisogna attendere. Achename, Yamtim, Dershiasu, anche qui dovrebbero attendere
il tempo che ci vuole per scavare la fossa o per preparare la bara. Amarula beomed beistratia. Si tratta che la tomba si trova in una strada principale, come un'autostrada di quei tempi. E un ebreo non userebbe una tale tomba in chissà per la strada. Perciò non c'è, in questo caso, dice Ula, non c'è rischio e non temiamo, non abbiamo questa preoccupazione che forse lo fece un ebreo, perché un ebreo non usa una tale fossa in mezzo alla strada. E perciò, se necessario, lo può usare. Per quella ragione uno non usa, un ebreo non usa una fossa in strada, perché i coanim che passano lì diventerebbero impuri, che è vietato per coanim diventare impuri. Tina Kever, si può capire una fossa, Kiagmaram, però Aaron, Maikrema, come spieghi, come puoi spiegare il fatto che uno può usare una bara subito e che non deve attendere? Arabiau, Bemutal al Kivro, si tratta che questa bara si trova su una tomba di un goi. E perciò è evidente che fu preparato per un goi e non per ebreo, perciò in questo caso lo può usare immediatamente, subito di Mozzi Shabbat. Continuiamo la prossima Mishnah. Ossin col Zorkei Hamet, è permesso di fare Shabbat tutto ciò che è necessario per un morto. Sachin, o Medichinoto, si può ungere il morto con olio e lavarlo, Uvevace lo Yaziz Boeve, per la condizione che non si muova un suo membro. Fin qui ho registrato circa 10 giorni fa, poi sono diventato occupatissimo, con la gente mi chiamava che adesso questa pandemia o piandemia, come c'è chi dice, ha ripreso e c'è parecchia gente malata e mi chiamano continuamente al telefono per avere risposte mediche. Che ci sono diverse condizioni che richiedono un'attenzione diversa. Ora continuiamo dove stavamo. Questo verso di Shlomo Melech in Coelet che paragona una persona morta al macchinario di un pozzo che ha un secchio, una manovella per alzare il secchio. E il verso dice: in Coelet, Perek Yud Bet, Pasuk Vav, Ad asher lo iratek hevel hakesev, vetarutz gulat hazahav, vetishaber kad al mabua, venarotz hagalgal el habor. Adesso spiegheremo questo verso. Che il verso dice, paragona il morto a un pozzo, cioè ripentiti, prima che la corda d'argento si strappi e la ciotola d'oro, che è il contrappeso, cada e si frantumi. E Gulat si riferisce ad una sorgente, e subito vedremo che la Gemara interpreta ciò che si riferisce al membro virile, che è come una sorgente che procrea, e usa la parola zahav, oro, ma intende zav, che scola. E il secchio della fontana si faccia a pezzi e che la ruota del pozzo con la manovella si rompe, non si rompa, ma bensì si rompe. Qui la Gemara usa parole affini, per esempio per ruota, galgal intende galal, che significa escremento, e per bor, ossia pozzo, allude alla bocca, ossia che quando la pancia del morto scoppia, dalla troppa pressione dell'aria, gli escrementi giungono alla bocca. Questo che intende dire. E perciò dice Gemara, Adasher loiratek hevel hakesev, zechut hashidra, è la colonna vertebrale, vetaruz gulat hazahav, ze amah, membro virile, dishaber kad alamabua,
e che si rompa la scodella. E Mabua Zekeres e la pancia. Venarozza Galgal Labor. Galgal Zeperes. Come ho detto, invece di Galgal intende Glal o Galal. E Vechen Omer, ed ugualmente un altro verso dice: Vezeriti Peresh Apnechem Peresh Chagechem. E getterò o aspergerò degli escrementi sulle vostre facce, gli escrementi delle vostre feste, che intende dire che l'escremento del morto si sparge sulla sua faccia. Amaravuna, Vamrila, Amaravchaga, Elum Nadam, Sheminichim, Dvore Torah, Vosim, Kolimeem, Kechagim, ciò si riferisce a persone che abbandonano lo studio della Torah e festeggiano tutta la loro vita, fanno festini e feste, festeggiano. Amar Levi, Amar Papi, Amar Yeshua, Lachar Shlusha Yamim, dopo 3 giorni che persona muore, che sono ifkata, la sua pancia scoppia e viene offerta al Panav e gli escrementi gli cadono sulla faccia. Vomeret lo, tol mashinatatami, riprenditi ciò che mi hai dato, il me, cioè tutto ciò che hai mangiato e bevuto. C'è la prossima Mishnah. Ematzmin et hamet b'Shabbat. È vietato chiudere gli occhi di un morto di Shabbat, anche dopo la persona morì, poiché la persona è mukzeh e non si può muovere nessun membro di Shabbat. Ma non si può, non solo non si può Shabbat, ma non si può neanche durante i giorni feriali. Velo vachol, imi yetziata nefesh. E subito dopo che la persona morì, è vietato socchiudergli gli occhi, le palpebre. Vamazim, imi yetziata nefesh, ha reso shofar tamim. È uno che socchiude gli occhi, dopo che la persona muore, è come se avesse sparso del sangue, cioè come un omicida. Poiché forse la persona non morì, forse la persona sembra che è morta, non è completamente morta, e chiudendo gli occhi causa che muoia più presto, perciò avvicina alla morte. C'è una banana, uno che chiude gli occhi di un morto, Imeziata Nefesh, ha reso shofar tamim, come abbiamo visto, è come un assassino. Mashal è un'allegoria che è simile alle nershe kavav olechet, è come una candela che piano piano si spegne lentamente, che la fiamma diminuisce piano piano. Adam niach etzbo alea miad kavta, che però se la fiamma è molto molto fioca e leggera, se uno mette il dito su questa fiamma, subito la fiamma si spegne. Così ugualmente una persona che sta morendo, moribonda, se uno gli mettesse, gli chiudesse, socchiudesse gli occhi, anche potrebbe causare la sua morte. Tania mi sa da brettare, facciamo il gamlino, arrozzesci itazmo e nafshel met. Se uno vuole che gli occhi di un morto si chiudano in Shabbat, e no, abbiamo visto che non si può, non ferlo yain bechotamo, che gli soffi del vino nel naso e nelle narici, l'hotel shemen ben il sena. Così è, il telefono squilla continuamente. E l'hotel shemen ben il sena, versa dell'olio tra le due palpebre, veuches bishnei godelei raglav, ven mitatzmin melen, e afferra i due alluci dei due piedi e le palpebre si chiudono da sé. Tania, e Rabbi Shimon ben Gamliel omer, tinok e ben yomo,
un neonato, appena nato, Chai Machalina Shabbat. Fintanto che è in vita, uno deve trasgredire lo Shabbat per mantenerlo in vita, se necessario, naturalmente, per salvarlo dalla morte. David Melech Israel, mentre David, il re di Israele, Met, se muore, se morì, El Machalino Nato Shabbat, non si può trasgredire lo Shabbat. Si può trasgredire lo Shabbat solo per una persona vivente, ma non per qualcuno che morì. Tinok ben Yomo, Chai Machalino Nato Shabbat. Poiché Amrat Torah, la Torah insegnò, Chalel Lav Shabbat Echad, Kedei Shishmor Shabbatot Arbe, trasgredisce uno Shabbat affinché possa osservare parecchi Shabbatot. Mentre invece David Melch Israel, se morì, El Mechalelia Alav. Non si può trasgredire lo Shabbat. Poiché chi mangia metà Adam, battermina mitzvot. Dal momento che la persona morì, è libero di compiere mitzvot. Vaino di Amar Rabbi Yochanan, Bamitim Chofshi, è quello che dice il verso in Teilim, nei morti che è libero, chi mangia metà Adam, Nasa Chofshi mina mitzvot. Nel momento che una persona morì, diventa libero di compiere mitzvot. Vetania, ed ugualmente, Rav Shimon ben Elazar omer, Tinok ben Yomo Chai, Tzarich Shomro min Hulda u min Achbarim. Un neonato vivente bisogna fare di guardia affinché non venga attaccato da Hulda. È un tipo di animale come una faina, ma in ebraico moderno Huldah si riferisce a ratti. Huldah in ebraico è ratto, in ebraico moderno. Umin achbarim, e bisogna salvaguardarlo dai topi. Aval Og melech ha-Bashan, però Og, il re di Bashan, se met, se morì, tzarich shomro min ha-Huldah min ha-Bashan, però Og che morì, bisogna fare di guardia che non venga divorato da faine e da topi. Ce ne va, poiché dice il verso, Murachem versichem yeh al kol chayata aretz, che il timore in voi, cioè gli animali che hanno timore di voi, sarà su essi, cioè che animali avranno timore di voi. Le persone viventi. Perciò, Kolzman Shadam Chai e Matom Motet Zabriot, fin quanto che la persona è in vita, causa timore e paura sugli animali. Chi face me, Batlai Matom. Nel momento che la persona muore, non, gli animali non hanno più timore di lui. Amara Papa, Naktina Arie Abbei Tre Non Afil. C'è una regola che insegnarono i nostri antenati che un leone non attacca due persone. E chiamerà H. Hasina Denafil, ma vediamo che un leone sia può attaccare due persone. Spalemara Ahu Kedrami Bar Abba, Dama Rami Bar Abba, El Chaya Sholetet Badam Ashenit Belo Kebema. Un animale non Sholetet qui intende che non ha dominio sulla persona, intende che non attacca. E attacca solo se la persona ha le sembianze di un animale, cioè l'animale vede questa persona come se fosse un animale. Shenemar, Adam, Bikar Balialin, Nimshar Kamemot Nidmu. Che so, un animale attacca solo una persona che gli ha, sembra che è un animale. In questo caso l'animale può inseguire anche due persone. Ciò che dice il verso è che riguarda una persona, in gloria non si riposerà e che è dominato
quando ha le sembianze di un animale. C'è un'altra Gemara che completa questa Gemara in Masechet Taanit, e lì la Gemara parla di Mishulachat. Che vuol dire Mishulachat? Mishulachat vuol dire un animale mandato dal cielo, cioè se un animale è stato mandato dal cielo può attaccare anche più di una persona. E la Gemara tratta lì di diversi casi quando si può riconoscere e distinguere che un animale è Mishulachat e quando no. E vi sono diverse condizioni, di notte, una città, diverse condizioni. Amar Rabbi Hanina, Asur Lishon Bebayit Yechidi, Bechol Hashem Bebayit Yechidi, Ochasdo Lilit. Che è vietato dormire di notte da soli, in una casa da soli, e chiunque dorme in una casa da solo viene dominato da uno spirito maligno chiamato Lilith. E così è l'alahà, e perciò se uno deve dormire di notte da solo, deve lasciare una luce accesa. Diciamo non vuole dormire con la luce accesa, però può, diciamo, accendere la luce nel corridoio e lasciare la porta leggermente aperta finché perdi un po' di luce e così compie quello che deve fare. Betania, Rav Shimon Elazar Omer, a sé fai opere di beneficenza, as shata motzeh, finché trovi i poveri, umatsui lecha, e shai del denaro, votcha biyadecha, e sei ancora in vita. Vav Shlomo amar bechokhmato, e Shlomo Melech disse nella sua saggezza, con la sua saggezza, uschoret boreecha bimei bechurotecha, ad asher lo yavo yimei hara'a. Ricorda il tuo creatore durante il periodo della tua giovinezza, finché non giungano i giorni mali, giorni cattivi, della cattiveria. E perciò chiede, cosa si riferisce a Mera? Elo e Mesikna, sono i giorni, o cioè il periodo della vecchiaia. Veigeu shanim asher tomar enli baim chefetz, e giungeranno degli anni riguardo ai quali dirai che non ho nessun interesse in essi. E ciò si riferisce a Elo yemei Moshiach she'en bahem lo zechut ve lo chovah. Si riferisce al periodo dopo che dell'avvento del Moshiach, durante i quali non vi è nessun vantaggio, nessun beneficio e nessuna negatività. E non c'è nessun dovere o peccato, eccetera. E intende dire che non si potrà dare beneficenza poiché tutti saranno ricchi in quel periodo. Ed ugualmente uno che non dà beneficenza non viene. E non c'è nessuna colpa, diciamo, poiché non vi saranno poveri. Upliga di Shmuel, e questa opinione disputa con Shmuel, poiché da Shmuel è ben Olam HaZeh Yemot HaMashiach e la Shemot Malchut Bilvad. Non vi è nessuna differenza tra questo periodo e il periodo dopo l'avvento del Mashiach, tranne a Shemot Malchut, ossia nel periodo attuale noi siamo soggiogati ai popoli, cioè ai governi dei popoli, però quando verrà il Moshiach non saremo più. Shenemar ki lo yechdal evyon mikel v'aretz. E mentre invece questa opinione di Shmuel è che siccome la Torah dice che non smetterà mai di esistere, non smetteranno mai di esistere poveri nella terra, perciò Shmuel dice che vi saranno sempre poveri, anche dopo che verrà Moshiach.
Perciò rispondo a ciò che disse prima, quello che disse Rabbi Shimon ben Eleazar, che durante il periodo dopo l'avvento di Moshiach, che non vi saranno poveri, saranno solo ricchi. Tania, Rabbi Eleazar Kaparo, le olami che ci ha dato Abraham al Midazo, una persona chiede sempre a Hashem che non sia povero. Se lui non sarà povero, suo figlio sarà povero. E se lui né suo figlio non sono poveri, il suo nipote alla fine sarà povero. Se ne va, chi mi l'ha davvero a sé, a causa di ciò, e vetala svera di Ismael, galgalo se cos'è Baolam. Che questa è come una ruota che, siccome dice Biglal a causa di, lo interpreta come Galgal, come ruota, che è una ruota che gira in tutto il mondo e le cose si ripetono. Perciò se una persona, se lui non è povero, allora forse suo nipote sarà povero, suo figlio, suo nipote sarà povero. Che la povertà sempre rincorre le persone. Amara Yosef, Daktina, abbiamo la tradizione che Hai Tzuru Mirabanan Lomiani, che un saggio e non diventa povero, che amara, Vakka Hasina Demiani. Come fa a dire così? Ma vediamo che ci sono dei saggi che sono poveri. Sfadamara imita Demiani, che se questo saggio diventò povero, Adura Pitra Lomiad, che anche se diventa povero, però ciò non causa che lui debba andare a chiedere elemosina alle porte. Anam Chia le Divitu, Chia disse a sua moglie, chi ati ania, se vede un povero, Agdime lei Rifta, dagli subito da mangiare del pane, chi eri delicadmo le affinché diano il pane ai tuoi figli quando loro saranno poveri. Amra lei, rispose la moglie, ma Milatka Laetleu, mi stai maledicendo, che mi stai dicendo adesso che i miei figli saranno poveri? Amarla, rispose Avchia, Krak Aktiv, no, c'è un verso che dice, Ki biglal davarazeh, vetala dvei Rabbi Ishmael, galgalo shechozer baolam, è una ruota che gira. E la fortuna cambia. Tanya Rabbi Gamliel, Berebi Omer, Venatan lecha rachamim verichamcha verbecha. E vediamo da ciò che dice, il verso dice, ti darò misericordia, pietà, e farà sì che abbia pietà di te e ti moltiplicherà. Ma siccome il verso già dice, Natale Harachamim, abbia pietà di te, per quella ragione il verso ripete la parola Verichamcha e avrà pietà di te. Perciò spiega che con la Merchem al Abriot, Merchem al Abriot, colui che ha pietà delle creature, avrà pietà di lui anche nel cielo. E colui che non ha pietà delle creature, anche non avranno pietà di lui nel cielo. Ora la Gemara continua a chiarire, veramente è un'allegoria riguardo ad alcuni versi, precedono quei versi che abbiamo menzionato prima in Coelet, e spiega, questo è tutto che ha a che fare con la vecchiaia, e dice lei il verso Ad asher lo techshach ha-shemesh ve'or, prima che il sole e la luce si oscurino, si riferisce a il sole si riferisce a Padachat, alla fronte, e Or e la luce si riferisce al Chotem, al naso. Essenzialmente quello che intende dire è
che quando la persona è giovane la fronte è liscia, splendente, ma quando la persona si invecchia si formano delle rughe, già l'aspetto cambia. E anche il naso è un elemento essenziale dell'aspetto della persona, che anche cambia. Spiegamela, Vayareach Zone Shama è la luna e l'anima della persona, poiché, come è scritto, Ner Hashem Nishmat Adam, Vekohavim Elo Aresatot, e le stelle si riferisce alle mascelle, Veshavu e Avim Achar HaGeshem, e torneranno le nubi dopo la pioggia, si riferisce alla vista, che la vista segue Achar HaBechi, dopo il pianto che causa la perdita della vista. Amashuel, Hadi Ma'ata, Adra Arba'in Shinin, Hadra, fino a una lacrima, fino a 40 anni, la riserva delle lacrime si rinnova. Mikam Ve'elach lo Adra, dopo di ciò non si rinnova più, e perciò una persona perde la quantità delle lacrime che può produrre. Vavran Nachman, Hai Kuchla, Adar Ben Shnin, Marbach, Mikan Vaelach, Afino Malia, Kavisna, Di Girdai, Ukume Ukim, Arbucher Mirbach. Cioè, il collirio, fino a 40 anni, aiuta a migliorare la vista, ma dopo 40 anni, ormai, e serve solo a mantenere il livello esistente, ma non migliora. Ma per quale ragione? Adesso dice, e questo è lo paragona anche a un Afilu Malia Kavisna de Girdai, cioè anche se avesse una quantità, una grande quantità di collirio, quanto può entrare in una canna di un tessitore, che non aiuterebbe, aiuta solo a mantenere, come ho detto, ma non a migliorare la sua situazione. Adesso chi amara mai kamashmar, cosa viene, per quale ragione lo paragona alla canna di un tessitore? Perciò spiega di kama dalim mikuchla tfei male, che fin quanto la quantità di collirio è più spessa, aiuta più agli occhi. Rabbi Hanina scrive le brattei. Rabbi Hanina morì la sua figlia. Lo aveva cabache alla, e lui non pianse. Amra lei devitu, tane golta afficcat mi betach, e forse è uscita una gallina da casa tua che non piangi? Questa tua figlia non è una gallina. Amala tarte tchala ivra. Vi sono due problemi, vi sono due guai. Una, Tchala, che è la perdita della mia figlia, che è un problema, un grande problema. Ma un altro problema aveva che ciò, se io piangessi, ciò causerebbe che io perda la vista e diventerei cieco. Savarla, e lui era opinione come chiede Mara Biochana Mishum Rabbi Yossi ben Kitzrata. Shesh Ma'anoter, vi sono sei tipi di lacrime, Shalosh Shafot, Shalosh Ra'ot. Vi sono tre lacrime causate da tre ragioni che sono positive e tre negative. Shelashan, una lacrima causata da fumo, Bishel Bechi, e una causata dal pianto per una disgrazia, Bishel Beta Kiseh. È uno che lacrima perché ha difficoltà di defecare, Raot, sono pessime, però lacrime causate da Shelsam, da una medicina, Veshel Shok, dal riso, da ridere, Veshel Perot, e da, intende, cibi piccanti, Yafot, migliorano. Sono vantaggiosi per la persona. Ma io non ci sono, sono un rabbino, vi taftu, vi comer.
Nel giorno che le guardie della casa tremeranno, adesso continuo a tradurre nel verso la parte che non è scritta in Agora. E le persone potenti saranno piegate dalla vecchiaia e i trittatori saranno immobili poiché ve ne sono pochi e gli osservatori che osservano attraverso le finestre saranno fiocchi. Adesso la Gemara spiega, Bayoshi Yazu Shomra Bait, questo si riferisce Elo Axalim Vatzlaot, si riferisce ai reni e alle costole. Veitavtu Anshei Hail, e le persone potenti saranno piegati. E questo si riferisce alle gambe. Ubatuot Hanot e lo Shinaim, e i trittatori verranno annullati, obliterati, servizi ai denti, finché vi sono, che non si muovono perché sono pochi. E con gli osservatori che guardano attraverso, osservano attraverso le finestre, questo Vechashuar Oz Barubot e lo Ainaim, servizi agli occhi, che sono già deboli, che la vista si è indebolita. Amare che sarà la prima canania, ma il tavolo atit le beavidan. Beavidan, abbiamo già visto la Gemara, era come un posto dove i goim si radunavano e la gente andava lì a per cose, veramente Rashi dice per quello che abbiamo visto la Gemara precedentemente, era più per il governo, invece qui apparentemente e sembrava che era più un posto dove vi erano dibattiti religiosi. E perciò chiese l'imperatore. E chissà non vuol dire Cesare, vuol dire chissà vuol dire imperatore. E gli chiese perché non venne a questo luogo dove prendevano luogo dei dibattiti religiosi. Amarlei Turtelag, la montagna è annevata e Saharonei Glidin è circondata di ghiaccio. Kalboi non avhin, i cani non abbaiano, Tachonoi lo tochanin e i trittatori non tritano. Be'erav Amre e gli studenti dell'Accademia di Rav dissero che Rabbi Shua ben Hanania aggiunse oltre ciò anche che Adla Avitna Bachishna, perciò che non ho perso, sto cercando, cioè che vado piegato poiché dall'apparenza che ho perso qualcosa, ma veramente non ho perso nulla, e vado piegato per la vecchiaia e perciò non avevo la forza di venire a queste discussioni. Tania Rabbiosi Bar Kisma Omer Tava tre mitlat, sono preferibili due di tre. Vala lechada de asla veloatia, guai a quello che va e non torna, mai conservisce. Amrachesa Yankuta, la giovinezza. Chiotra Abdimi Amar Yankuta Krila Dvarda, che la giovinezza è come una corona di rose, e Savota Krila del Khilpa, e la vecchiaia è come una corona di ortiche. Tana Shmedra Meir, Dok Debach Vetishkach Benigli, mastica bene con i tuoi denti e troverai il risultato, cioè il cibo che avrai mangiato nei tuoi passi, nel senso che camminerai bene, potrai camminare bene. Shenemar, Venisba, Lech, Venieto, Vim, Verà, Loreino. Come dice il verso, che saremo sazi col pane e vivremo bene
e non vedremo nulla di male, non vedremo del male. Amare ci vuole la viuda. Scinera, cioè, vuol dire uno che è intelligente, che è acuto. Shari sakeh v'ayin lachmach. Apri il tuo sacco, cioè la tua bocca, e lascia che il pane entri dentro. Adban shnin michla mali. Mikan v'ayilach mishte mali. E fino a 40 anni una persona, il cibo che mangia, aiuta. Però da 40 anni in poi i liquidi sono quelli che aiutano e non il cibo. Amar Rav Gozza le Rabbi Yoshua ben Korcha. Disse un certo eunuco a Rav Yoshua ben Korcha: Me'acha le karchina kamave. Siccome Rabbi Yoshua ben Korcha era calvo, e calvo vuol dire kereach, disse: Quanto tempo ci vuole di viaggiare o qualche distanza è da qui fino al Karkhira, nel senso la città dei calvi, qualcosa del genere. E lo disse ironicamente, non è che c'è una città chiamata Karkhira. A Marlei rispose la persona Korcha, che mi ha le cosnaia. E come da qui fino alla città degli eunuchi, anche lo disse ironicamente. Amalei Tzedukhi, disse l'eunuco, che era miscredente, Barcha Karcha Barba, membro del gregge che è calvo, fu venduto per quattro monete. Amalei rispose a Shomei Korcha e Ikra Shlifa Bitimania. E un membro castrato del gregge è venduto per otto monete. Chazat lo sai messagne. L'eunuco vide che Rav Shomei Korcha era scalzo, non andava senza scarpe. Amalei del Sus Melech, del Hamor Ben Chorin, colui che cavalca un cavallo è come un re, e colui che cavalca un asino è una persona libera. Udemin Ale Berigloi Bar Inish, dell'Ohava Veloha. E colui che ha scarpe ai suoi piedi è un essere umano, ma uno che non ha né questo né quello è come tu che non hai scarpe, dechafiru kvir tavminei, uno per il quale fu scavata una fossa, cioè un morto, e fu seppellito, è meglio di te. Amalei disse a Rav Shomei Korcha, goza goza, eunuco eunuco, tlat amratli, ma hai detto tre cose. Adesso io ti dico Tlat Shamat, adesso dico io tre cose, ascoltami. Adrat Panim Zakkan, la gloria della faccia è la barba. Simchat Lev Isha, la gioia del cuore è una moglie. Nacharat Hashem Banim, e l'eredità che l'Hashem dà a una persona sono i figli. Baruch HaMakom Shemenacha Mikulam, benedetto Hashem che ti ha impedito di avere tutti questi tre. Amalei rispose questo eunuco, Karcha Metsuyana, tu calvo cerchi di avere un litigio. Amarlei, Ikara Shlifa Tochecha, tu castrato vuoi provocarmi? Insomma, è una discussione che non ha aiutato nessuno qui, non è giunto a nessun posto. Allora mi rebbi, la Bishama mi chalafta, cioè, ma lo ikbalno panecho baragel, perché non sei venuto a visitarmi durante la festa, Chag, le regel, ma lo dici in espressione come,
che non, noi non siamo venuti da te, ma ne intendeva il contrario. Chiederci chi pilo avotai la vota, così come i miei antenati vennero a visitare i tuoi antenati, ma intende il contrario. A Marlei disse la Shimon a Rebbi, Sleimna Sugvoim, che sono troppo vecchio, che le rocce sono diventate troppo alte, cioè difficile scalare le montagne. Kruvim Nasurukim, ciò che è vicino a me e adesso è già lontano, cioè quello che una volta era per me vicino, adesso è diventato lontano. Bishtaim Nasu Shalosh, da due piedi, due gambe, sono state tre, che necessito un bastone. Messim Shalom, Babait Batel, che ciò che promuove la pace nella casa è stato obliterato, nel senso che intende dire. E la coabitazione con la moglie, quello che fa la pace, e se non sta in casa non c'è pace. Vesugrod la taim bashuk, quando le porte della strada vengono chiuse, e l'unica voce ladra, questo si riferisce agli orifici della persona, al corpo della persona. Bishval kol atahana, bishvil kurkevan shenotochen, quando il rumore del tritare, il volume del tritare è basso, e questo a causa dello stomaco che non digerisce il cibo. Viacoble con la zipor, che si affilo zipor, menarto mishnato, che si sveglia, si alza diciamo per il cinguettio di uccelli, che perfino il cinguettio di un uccello lo sveglia dal sonno, cioè che non dorme bene, che qualsiasi rumore già lo sveglia. E dice il verso, Vishav kol benot ashir, shafilu kol, e ci spiega, kol shel vishorot, namotarav keshucha, che le voci dei suoni, dei canti, e il volume dei suoni si diminuisce, che persino le voci di cantanti maschi e femmine, che per il fatto che perse una parte notevole del senso dell'udito, che gli dà un'impressione che udì un sussurro. Ve'af Barzillai Giladì amare David, e Barzillai Giladì disse a David Melech, Ben 80 anni, anochi ayom, ha'eda ben tov lera, ho 80 anni oggi e so forse tra il male e il bene. Vuol dire che nel senso che non sa distinguere tra il male e il bene. E mi cance da tanshe skenim, mishtanot, che da ciò si deriva che il senso degli anziani e la loro saggezza, il loro intuito cambia per il male. Imitam avdecha et asher ochal et asher eshteh mikan shesiftoteem sheskenim mitraptot. Cioè, poiché Davide Melech lo invitò a stare con lui e a essere sempre il suo ospite al suo tavolo, ma Barzillai rispose che siccome perse il senso del gusto e dell'olfatto, perciò non faceva differenza per lui se mangiava a casa, mangiava da Davide Melech, e questo intende dire che non fa nessuna differenza, perciò non conviene. E a proposito, siccome ho menzionato ciò, vorrei anche dirvi cosa si può fare per qualcuno che perse il senso del gusto e dell'olfatto a causa del virus corona, che purtroppo causa questo problema, perciò questa è una soluzione, è di prendere zinco e fosfati di ricolina, come vedete. Queste sono due sostanze che ho
Ho trovato che aiutano. E Mikhail c'è scritto Mitratot, e da ciò si deriva che le labbra degli anziani, come la labbra, il labbro inferiore si abbassa e perciò non sentono il gusto del cibo. Esattamente la relazione non mi è chiara. Cioè che spiega che le labbra si spaccano. Cioè Rashi spiega che le labbra si spaccano. E oltre ciò, i mishma od be kol shem sharot, e se udissi delle voci di cantanti, cantante, mi cancio osnem shel ezkenim mitkabdot, e che anche aveva difficoltà di udire voci di cantanti, perciò si deduce da ciò che gli anziani perdono il senso dell'udito. Amarav, Barzilai Giladi, Shakrav, Barzilai Giladi era un bugiardo. Dai Amta, Dehavia Be'Rabbi, c'era una serva che serviva da Rebbi, Battishin ve Tartinshin, che aveva 92 anni, Baba Tama Kidra, e lei assaporava il cibo che cucinavano. Ciò vuol dire che una persona anziana non perde il gusto. Rava Amar, Barzilai Giladi, Shatubisima Ava, che era una persona immorale. Bechore Shatubisima Zigna Kovestalav, la ragione per la quale si invecchiò, poiché era, siccome è una persona immorale, perciò la vecchiaia viene prima, anticipa a presentarsi a una persona che è immorale. E veramente, forse non intende assolutamente dire che è immorale, nel senso che una persona che praticava coabitazione molto spesso, quello, forse quello che intende dire. Tania, Amsan Baratar, Rabbi Ishmael, Rabbi Yossi Omer, Talmidei Chachamim, kol zman shemaskinim, chovah nit... Adesso, fate attenzione qui. Nitvasefet, bene, non nitosefet. Ci sono persone che dicono che la lettura corretta è nitosefet, ma è uno sbaglio. È nitvasefet. Poiché, come c'è il verso che dice le manti vare, non leggiamo ti ore, le manti vare, perciò lì il vav diventa, cioè il cholam diventa vav, e questa è la maniera corretta di leggere. Infatti in Israele tutti dicono nidvasef, non nitosef. Shenemar, Bishishim Chokhmah Ve'orech Yamim Tivunah, e nella longevità vi è comprensione. Vame Ares kol zman shemaskinim, cioè che le persone anziane, più diventano anziane e più diventano sagge, mentre invece Vame Ares, ignoranti che non studiano, kol zman shemaskinim tifshut nitvasefet bohem, per quan più si invecchiano e più diventano stolti. E Shinemar, proprio il verso che spero avete capito quello che intendevo, le manti varei, il verso che dice in Shirama Alokhi im chastecha le manti varei. Shinemar mesir safa la nemanim v'ta meskinim ikach, cioè Hashem porta via dagli anziani che sono ignoranti la loro comprensione, e Hashem distoglie le espressioni enunciate dai fedeli e rimuove il senno dagli anziani. E Gammi Gavoirao, che le persone anziane hanno timore di altipiani,
שאפילו גבשושית קטנה דומה לה כערי הרים. Che persino un piccolo cumulo di terra gli dà l'apparenza come se fosse la più alta montagna. Vatchatim Badarech. E i terrori della strada, che pochi hanno paura di cadere. Che Bisharashim Alech Badarech Nasulo Tvahim. Che quando una persona anziana cammina per strada si creano diverse paure o terrori. Ve'inaez Hashaked. E Venezia Shkabod, il mandorlo fiorisce, intende che le ossa degli anziani sporgono all'infuori della carne. Ve'istabel Echagav. E il cavalletto diventa un peso di troppo, si riferisce al deretano, che è un fardello ponderoso per gli anziani. Vetafer avionà, zo chemda. E il frutto del capero fallisce, si riferisce al libido, che nella vecchiaia diminuisce. Rav Kahana ava pasik sidra. Quando Rav Kahana leggeva dei testi di Lektuvim, e delle scritture, Kamed Rav, in presenza di Rav, chiamata la Ikra, quando giungeva questo verso, Nagid ve'itnach, Rav emise un lungo sospiro. Amar, disse Rav Kahana a se stesso, Shmamina, ciò si può dedurre da ciò che Batelei Chemdei di Rav, che il libido di Rav ormai è sparito, è svanito. Amar Rav Kahana, mai dichtiv che hu amar vayei, qual è il significato Hashem disse che sia creato, che esista? Zovisha, si riferisce alla donna. Uzi va veyamod, Hashem comandò che la cosa esista. Elubanim, si riferisce ai figli. Tana, isha chemet male tzoa, upia male dam. Ma si intende upia, si intende l'apertura dell'anfora, che è piena di sangue. Capite a cosa si riferisce? Ve'akor ratinachrea, cioè nel senso che veramente dovrebbe causare disgusto, ma invece tutti corrono presso lei, poiché questo è un decreto mio Hashem. Collega Adam el Bet Olamo, e continua lì il verso in Coelet, che la persona va alla fine al suo mondo, nel senso al prossimo mondo. Amar Yitzchak, Melamed shekol tzadik tzadik notim lo mador lefi kvodo, che ogni tzadik riceve una residenza secondo il proprio onore, per quello che è adeguato al suo nome. Mashal è una parabola. E meno se ne fanno su Babadavla ier, con un re e i suoi servitori che entrano nella città, scende così Kulam Bishar e Khadi così, tutti entrano insieme, però c'è la Nim, quando ognuno va al suo alloggio, con le Khadi Khan, ottimo Babadavla Fikodo, ognuno riceve un alloggio secondo la sua importanza. Però Yitzchak, mai dichtiv ki hayaldut v'shachrut hevel, che la giovinezza e l'adolescenza sono vanità, varim shadam ose bialduto mashchrin panav le'etziknato, cose che, azioni che una persona fa quando era giovane, nella sua gioventù, causano che perda le forze quando diventa anziano. Vanav Yitzchak, kashari ma lemet che machad misar chai, che insetti che divorano un morto, che divorano la carne di un morto, il morto sente ciò come se fosse punto da un ago nella carne,
come se fosse vivente. Shemar ach v'saro ala v'chav. Vuol dire se la sua carne causerà dolori. E cioè sapere che gli insetti che divorano una persona, cioè il cadavere di una persona, che cambiano, ogni poche ore diventano altri insetti diversi. E vi sono parecchi tipi di insetti, e quando cambiano di turno, e quando finisce un turno, vengono altri tipi di insetti diversi. E poi vengono vermi, ci sono scarabei, diversi tipi di insetti. E questo è anche un metodo per sapere quando, a che punto era il morto, secondo il tipo di insetti che lo stavano divorando, per sapere a che punto stava la sua decomposizione. Amrav Chisda, nafsho shel adam mitabelet alav kol shiva, che l'anima della persona quando muore sente il dispiacere, il lutto per 7 giorni. Shenemar benafsho alav te'aval uchtiv vayas laviv evel shivat yamim, che riguardo al Evel di Jacob Avino, che Yosef fece decretò che vi sia un periodo di lutto di 7 giorni. Da ciò deriviamo che il nostro halakha che facciamo Shiva sono 7 giorni. Amra Biuda, met she'en lo menachamim, se non vi è nessuno che possa venire a consolare, olchina sarà bene adam yoshvim imkomo, bisogna arrangiare che 10 persone vadano e siedano lì come Avelim da lui, nel posto dove lui viveva. Accade un caso che Ahu Dishiv Bishiv Utei de Rabbi Yehuda lo ayu lo berachamim. Accade che una persona morì nella zona dove abitava Rabbi Yehuda e non c'era nessuno che possa sedersi per lui. Voltiamo il daf. Kol yoma ave davar Rabbi Yehuda be'asara. Ogni giorno Rabbi Yehuda parlava con 10 persone che vadano, che viatve beduchte, che vadano e si siedano lì come avilim nel luogo del morto. Lachar shiva yamim התחזה לי בחילמי דרב יהודה, ואמר לי, תנוע דעתך שהנחת את דעתי. דופו 7 giorni, l'anima di questa persona apparse in sogno a Rabbi Yehuda e disse, come disse, per dire come un complimento che mi ha fatto piacere e che tu abbia piacere perché mi ha fatto questo piacere. Allora mi avevo, כל שאומרים בפני המת יודע עד שיסתם הגולל. Tutto ciò che uno parla in presenza del morto, il morto sa quello che stanno dicendo, è cosciente di ciò che dicono. E questo è fine che chiudano e viano machloket, o chiudano la bara o chiudano la pietra che chiude la tomba, la pietra tombale. Upligeba, vi è una disputa riguardo a ciò tra Rav Chia e Rav Shimon ben Rabbi. Chad Amar, uno di essi disse che il morto sa Alce Satem Agolel, finché chiudono, come ho detto, o la bara o la pietra tombale. Vechad Amar, l'altro disse Alce Itakel Abbasar, finché la carne sia decomposta. Dal momento che la carne è decomposta, allora già il morto non sa più quello che succede e quello che stanno parlando di lui. Ma da Mar Acita che la Massar, colui che disse, e non sappiamo chi, uno dei due, o Rav Chia o il figlio di Rav, e o Rav Shimon il figlio di Rav, che ma da Mar Acita che la Massar, secondo colui che disse che finché la carne sia decomposta, dichtev ach besaro alav icha venafsho alav te'aval, finché la sua carne senta il dolore e finché la sua anima sia addolorata. Ma da Mar Aci Satem Golan Dichtiv Yashov Afar al Haaretz Kshaya, e secondo colui che disse finché venga chiusa la barra o la tomba
La sua opinione è, poiché c'è scritto nel verso, finché la polvere torna alla terra da dove fu presa. Tanobara, questa è la verità, verrà sciogliere l'occhio ma scintillerà. E lo spirito tornerà a Hashem, il quale diede l'anima. Ma queste parole, Asher Netanah, che Hashem diede, sono parole inutili. Bisogna spiegare che Tenalo e che Hashem restituirà l'anima o la tua anima, che Moshe Tenalacha, così come te l'ha data, Betara, che è pura, restituisci anche l'anima che sia pura quando restituisci. Afatah betara, anche tu restituisci l'anima che sia pura, così come ricevuta in stato di purità, così devi anche restituirla. Mashal, un'allegoria. Lemer masav adam she chileg bigdei malchut la'avadav, pikhen shebaem, ki plumi lechum bekusa, che un re che distribuì degli indumenti reali ai suoi servi, coloro che erano furbi li piegarono per bene e li misero via in una scatola che non si sporchino. Tifshim shebaem malchut ve'asu baem melacha. Però gli stolti indossarono questi indumenti reali e andarono a fece dei lavori, li sporcarono. La membi keshamelech et kelav, giunse il momento che il re chiese che gli restituiscano i suoi indumenti. Coloro che erano furbi li restituirono così come erano ben stirati, che erano ben presentati, presentabili. Mentre invece coloro che erano così intelligenti, furbi, che i tifshin shebaem, ichzirun kshehem elochravim, restituirono che erano sporchi. Samach ha-melech likrat pikhin, bekaas likrat tifshin. Hashem era contento con quelli che erano intelligenti e si incolire con quelli che non erano troppo intelligenti. Apikhin avarin anche okelai leotzar. Riguardo a coloro che erano furbi, disse che i loro indumenti, che loro conservarono, che siano messi via, immagino, nell'armadio reale, che loro vadano in pace alle loro case. Che i miei indumenti siano dati a un lavandiere e che loro vadano in prigione. Ugualmente Hashem agisce così, al gufan shel tzadikim omer yavo shalom yanuch ha-mishkavotam, riguardo ai corpi dei tzadikim dice che, qui dice in singolare, yavo che venga in pace e che giacciono in pace sui loro, se si può dire così, i loro giacigli. Vanishmatan omer, riguardo alle loro anime dice vaitah nefesh adonai tzura v'tzura chayim, e questo è ciò che disse Abigail a David Amelech, che l'anima di mio signore, ossia David Amelech, che sia, si può dire, esprimersi così, impacchettata nel legaccio della vita, così per dire. E riguardo al gufancia del Rishim, riguardo ai corpi del Rishim, dice En Shalom Hashem Hashem, che i Rishim non hanno pace. Vianishmata nome, riguardo le loro anime, dice Venefesh oivecha ikal aina betoch kafa kala, e che le anime dei tuoi nemici che siano lanciate con una fionda celeste, una fionda immaginaria. E ciò che intende, ve la subito come la spiegherà, che si tratta che è un castigo che viene dato a Ershaim prima che ancora che vanno in Geinom, è un antipasto. E Kafakela vuol dire è quella striscia di pelle della fionda con la quale si afferra o la pietra o
una palla metallica, quello che uno usa come fionda. E l'anima dei tuoi nemici, cioè dei Rishaim, vengono lanciate per mezzo da un angelo, da un lato dell'universo all'altro, fino a un altro angelo. Poi si giocano a ping pong così con l'anima del Rasha. Si dice che è un supplizio terribile. Tanya Rabbi Eliezer Omer, Nishmat HaTzadikim Gnuzot Tachat Kisei Kavod, le anime dei Tzadikim sono tenute sotto il trono il trono onorevole divino, Shinemar Vaitanefesh Adonai Tzurah B'Tzorachayim, come abbiamo visto questo verso. E riguardo Vesher Shaim sono molto Olchot che sono come imprigionate. Malach Echad Omed Besof HaOlam, Malach Acher Omed Besof HaOlam, Umikalin Shmatan Zer Hazeh. E un angelo sta a un lato dell'universo e un altro angelo sta all'altro lato, l'estrema estremità dell'universo, e si giocano a ping pong con l'anime di questi Reshaim. Shinemar v'nefesh avecha ikalena betoch kaf hakala. Amale Rabba l'Aram Nachman, shel benonim mai, e riguardo a quelli che non sono né tzadikim né rashaim, che sono mediani, cosa è il loro destino? Ika shechivna, e lo amre lechu hai milta. Se io morissi, non avrei potuto dirvi questa spiegazione che ho udito dal mio maestro Shmuel, e per fortuna voi mi avete chiesto una domanda, perciò posso rispondervi e darvi la spiegazione alla vostra domanda. Poiché Achi Amar Shmuel, che Shmuel disse, Elo Velo, sia nelle anime di Rishaim, sia nelle anime di Benunim, coloro che sono medi, le Dumanim vengono consegnate a un angelo chiamato Duma, cioè vuol dire silenzio, e Halanu Yeshem Manoach, e le anime di Benunim hanno pace, mentre Halalo del Reshaim e Lemano non hanno pace. Amar Rameri Atinezza di Kim Davu Afra, Dichtiv, Yashov Yafar, Al-Ares Kshaya. Disse Rameri che i corpi dei Tzadikim sono destinati a essere polverizzati, a diventare polvere, poiché c'è questo verso che dice che la polvere tornerà alla terra così com'era all'inizio. Così come Adamo Rishon fu creato dalla terra, così ugualmente ogni corpo torna a essere la terra così com'era all'inizio. E accadde un caso che Hanu Kapulai de Avi Kafli Beara del Nachman. Vi erano dei seppellitori che stavano seppellendo una fossa nel terreno appartenente al Nachman, e Nachar Behu Rav Achai Bar Yoshia, e Rav Achai Bar Yoshia, che era morto, era nella terra, e lui grugnì, udì un grugnito. Asovamro e Rav Nachman, indubbiamente erano un po' spaventati, andarono a raccontare a Rav Nachman che Nachar Ban Gavra, che un certo corpo, la persona, grugnì. Ata venne la Nachman, v'amarlei, disse al morto, ma ne umar, chi è lei, maestro? Amarlei, Anna Chai Bar Yoshia, questo è il mio nome. Amarlei, velav amar Rameri atidin, atide tzadikei, davo afra. Ma Rameri insegnò che alla fine i corpi di tzadikei, anche se all'inizio erano interi, alla fine diventeranno polvere. Come c'è per esempio il caso di Gomi Vinna, vi sono tanti casi di tzadikim che erano interi, per caso li videro, e quando a causa del governo russo che volevano distruggere un cimitero dove era Gomi Vinna, lo spostarono, lo portarono altrove e lo aprirono e videro sia gli ebrei che i goyim, un grande Kiddush Hashem, che le sue guance erano rose. I suoi capelli in te, tutto l'intero, così com'era, come se fosse stato in vita. Però tutti coloro che lo videro morirono quello stesso anno. E
E perciò, com'è possibile che il tuo corpo non è diventato, non è stato polverizzato? Amalei rispose il morto: Umani e Meri, chi è questo Meri? Dello Adana, non so chi è. Amalei rispose a Nachman: Ma alla fine il corpo deve diventare polvere così e deve tornare alla terra così com'era. Amalei rispose il morto a Ranachman: Dakriach Kohelet lo Akriach Mishlei. Il tuo maestro che ti ha insegnato quello non ti ha insegnato Mishlei, poiché Mishlei dice di Achtiv, Urkav Atzamot Kina, che la putrefazione dell'ossa è causata dall'invidia. E perciò, Kol She'enno Kina Belibo Ena Svotav Markivim. Perciò, colui che non era geloso durante la vita, geloso di altre persone, le sue ossa non diventeranno, non si può, non, diventeranno polvere, non si diventeranno polverizzate, non marciranno. E Geshashe, e Rav Nachman toccò, tastò il morto, e Chazia dit pe mashasha, e sentì che aveva corpo, che aveva, diciamo, carne. Non solo, non era uno scheletro. Ma lei, allora, se lei è intero, le kumar le gavè di beta, perché non torna a casa sua? Ma lei, rispose il morto, garita data di affino nivello, carita. Adesso hai dimostrato che neanche non sai i Nevi'im, i testi dei profeti. Dichtiv vidatem che ani Hashem bepitchi kivrotechem, baloti etchem mikrovotechem. Ami. E adesso hai dimostrato che non sai neanche il verso che dice che Hashem disse, e saprete che io sono Hashem, quando aprirò le vostre tombe per farvi uscire dalle tombe, mio popolo. Amalei rispondeva: Ma c'è scritto che Hashem disse ad Adam Rishon, chi ha fatto la tavola, ha fatto ciò. Dopo il peccato di Adam Rishon, Hashem disse: E tu sei polvere, tornerai alla polvere. Amalei, questo è solo Ausha Achat Kodesh Chetamitim, che i tzadikim, che rimangono nel loro corpo, rimane intero, diventerà polverizzato solo poco tempo, poco prima della resurrezione dei morti, finale. Amale, accade che disse un certo Tzaduk di Rabbe Bahu, Tzaduk Sadduceo, Amritu Nishmatam Tzadikim Gnuzot Tachat Kisei HaKavod. E le anime dei tzaddikim sono sotto il trono divino. Allora, se è così, Ova Tamia, una donna che è capace di portare le anime dei morti, che è una Ov, Echa Asker Ishmael Ben Gida. Allora, com'è che lei riuscì a portare su l'anima di Shmuel, quello che racconta nel caso di Davide, scusi, Shaul HaMelech, che andò da una donna, una specie di strega che sapeva fare questo incantesimo di Ov, che portò l'anima di Shmuel. E allora com'è che lei riuscì a fare ciò? Se dici che le anime dei tzadikim sono sotto trono divino, allora non potrebbe venire e rivelarsi. Ma lei rispose: Rabbi Abba, Hatam betoch shemasar chodesh ava. Ciò che accade con l'anima di Shmuel, che riuscì a portare l'anima di Shmuel, era entro i 12 mesi da quando morì. In questi 12 mesi, allora ciò è ancora possibile, che ancora non lascia questo mondo. Betania col shemasar, infatti, abbiamo studiato che col shemasar chodesh gufo kayam, che il corpo della persona rimane intero per 12 mesi, Vinishmato Ola Vioredet, che la sua anima sale al cielo e scende in questo modo, però la Hashem Masa Chodesh Agubatel, però dopo i 12 mesi il corpo ormai diventa polverizzato, iniziamo da Kofen Gimel, Vinishmato Ola Veshuven Ayoredet. Allora l'anima sale su in cielo e non torna più giù. Amar Rav Yehuda Breider Shmuel Bar Shilat Medrav.
Mespedo shel adam nikar imenu rabba u vivlav. Dall'elogio funebre si può capire se la persona è destinata a giungere a Rabba oppure no. Chiamala Eni, come fare così? Amar lei Rav, le Rav Shmuel Barshilat, Achim Vespeda, Deatam Kaimna. Achim vuol dire Melashon Cham, caldo. Riscaldate l'accente durante l'elogio funebre, cioè create un'atmosfera che loro si mettano a piangere, poiché data, perché lì, Caimna, io sarò lì e udirò tutto ciò che voi state dicendo. Allora vuol dire che, e qui dice che Mespedo Shadam Nikar Imenor Amabaim Lav. Dall'elogio funebre si può dedurre se una persona è. E allora perché era necessario che Rav dica a Rav Shmuel Bashilat che riscalda la gente così affinché la gente pianga per me. Ma dall'elogio funebre si potrebbe già dedurre se è ben olam haba o no, oppure no. Secondo Gemara, lo kashia a timchamu lei beachim, a timchamu lei beloachim. Per una persona kasher, un tzaddik, se è una persona anziana, la gente non piange perché è anziana. Perciò è necessario di causare che, come si esprime qui, che lo riscaldi, insomma, che causi che la gente pianga. Però per una persona che non è kasher, anche se li riscaldano, tra virgolette, e anche non piangono. Perciò. E si potrebbe dedurre, se una persona non è kasher, si può capire, ognuno potrebbe capire che non è ben olam haba. Come vale Rabba, che gol mar desano lei culo pompe di tai, manachim espeda. Disse vai a Rabba, ma lei maestro, che gli abitanti di Pompedai, scusi, Pompedita, che lo odiano, perché le rimproverava. Allora, c'è qualcuno che possa aiutare che la gente pianga al suo elogio? Ci sono poche speranze. E allora, cosa si può fare? Che poiché gli abitanti di Pompedita erano ladri e lui li rimproverava, ma lei risponderava: mi staia che è sufficiente per me che at verabba bar Rabhana, che voi, scusi, Rabhanan, che voi diciate il mio elogio funebre, è sufficiente che voi lo diciate, e perciò anche se la gente non piangerà, non è la fine del mondo. L'importante è che la verità non cambia. Baaminei Rabbi Lazar mirav. Chiese Rabbi Elazar a Rav, Ezo ben Rabba, chi è colui che è destinato ad aggiungere un Rabba? Amalei, Uznecha tishmana davar me'achorecha lemor, ze aderech lechubo, chi tamino vechi tasmi'ilo. E colui che, se qualcuno di, se dicono nell'elogio funebre, andate nella strada che questa persona andò, questo, il morto andò, che non andò né a destra né a sinistra, che andò nella strada retta, e allora sapete che lui è ben Rabba. Rabbi Hanina Amar, kol she da'at rabotenu no chai meno. Un'altra spiegazione, che i saggi sono d'accordo. Non sono contrari a lui, che sanno che quella persona è, quando si dice quello che si dice, le cose, le buone azioni che fece, non sono contrari, che ammettono che ciò è vero, che perciò quello è ben Olam Haba. E c'è un verso che dice che
che una persona che muore va, c'è scritto nel verso lì, il Betolamo, va nella sua dimora finale. Però, vesavo bashu kasuvdim, però, coloro che stanno per dire un elogio funebre vanno in giro per le strade a chiedere gente riguardo al morto. Come si condusse durante la vita, si compiete azioni, buone azioni oppure no. Bnegli la amre asedvarim lifnemitatcha, e coloro che sono gli abitanti della Galilea, loro dicono che una persona durante la vita sia attenta di compiere asedvarim, compi buone azioni affinché la gente che dicono il tuo elogio di fronte al tuo letto, di fronte alla tua bara. Mentre invece Bnei Yehuda amre ased varim lachar mitatcha velo pligi. Mentre gli abitanti della Giudea dicono che compi buone azioni durante la vita affinché coloro che dicono l'elogio funebre lachar mitatcha, dietro al tuo letto. Però la comunità dice che no, veramente non c'è disputa, ve lo obbliga. Marchi a tre o marchi a tre, cioè nel Galilea coloro che dicevano l'elogio funebre lo facevano davanti al letto, invece nella Giudea lo facevano dietro al letto. Però non c'è disputa, questi sono i due minhagim, le loro usanze, i due posti, i luoghi diversi. Ognuno faceva nella maniera come era l'usanza nel loro luogo. Nanatam, ho studiato in Avodre Minatan, Rabbi Eliezer Omer, Shuv Yom Ha Lifnei Mitatcha, fai teshuva un giorno prima della tua morte. Shalom Tamidav Rabbi Eliezer, Vechi Adam Yodea Ezu Yom Emut, uno può sapere quando morirà? Amar Leo, Amar Lehen, Vekol Sheken, a maggior ragione Yashuv Yom, scusi, Yashuv Hayom, Shama Yemut Machar, che faccia teshuva oggi, poiché forse morirà domani. E perciò Venimsa Kol Yamah B'Tshuva, e perciò tutta la sua vita è sempre B'Tshuva, che ogni giorno fa T'Tshuva. Av Shlomo Amar B'Chokhmato B'Chol Et Yur B'Gdecha Levanim B'Shemen Aroshcha Al Yachsar. E anche Shlomo Amar disse che i tuoi indumenti siano sempre bianchi, intende l'anima. E che non manchi olio sulla tua testa. E Ben Yehuda dice che uno pensa a agli, ciò che un lenzuolo funebre, allora fatti shuvah e non compie peccati, che è una buona cosa di pensare a questo. Allora vi farò mezzakai, ma shale meno ci si mette a vadare di sudare veloce vale mesman. Si può dire un'allegoria a un re che invitò i suoi servi a un pasto, però non disse quando. Pikhin shebaen kishtu et atzman v'yashvu al petach bet hamelach. Coloro che erano furbi si adornarono, erano eleganti e stavano aspettando all'ingresso della reggia. Amru klum chasel bet hamelach, che dissero che indubbiamente è tutto pronto per il festino e può chiamarci ogni istante, mentre invece Tipshin diceva, coloro che erano così intelligenti, alcuni Mlachtan, andarono al loro lavoro e non si prepararono per il festino. Amru klum yesuda belo torach, c'è forse un festino per il quale non bisogna preparare, dura tempo di preparare, perciò avremo tempo di prepararci. Però accade che Piton bikisha melech tavadav, che il re chiamò i suoi servi immediatamente. Bikisha melech rasul lefanav kshe'er mekushatin, coloro che erano furbi erano ben azzimati, mentre vetipshin she nechnesu lefanav kshe'er melukhachin, mentre coloro che non erano così furbi entrarono con gli indumenti sporchi. Samach HaMelech Likrat Pikhin Vekas Likrat Tipshin. Il re era contento con gli intelligenti e era meno contento con loro che erano meno intelligenti.
אמר, דיסר, עלה לו שקישטו את עצמם לסעודה, ישבו ויאכלו וישתו, כולו לו כבנרו בן עזימתי על פיסטינו, כסיידנו, כמנג'ינו, כבבנו. עלה לו שלא קישטו את עצמם לסעודה, כולו לו כנונרנו בן וסטיטי, יעמדו ואירו כסטיאנו עם פיידי, כגוארדינו כולו כפנו, כולו סטנו פצ'נדו לאלטרי. Però, Chazanò di Rav Meir, Mishum Rav Meir, amar, il genero di Rav Meir, disse, Avhen irin kimshamshin, che, no, che loro danno l'impressione che forse sono camerieri. Perciò bisogna dire che invece, Ela, bisogna spiegare invece, che Elo velo yoshvin, che entrambi sono seduti, Alalo ochlin, velalo revin, questi mangiano, e questi sono affamati, allora shotim e allora smim, questi bevono e questi altri che meno intelligenti che sono assetati. Shenemar, Kamar Hashem, che il verso dice che Hashem disse, Ine avadai yochlu vatem tiravu, che i miei servi mangeranno e voi sarete affamati, Ine avadai yishtu vatem tizmau, i miei servi verranno e voi sarete assetati. E in avadai yaronu mituv lev vatem tizaku mikev lev, i miei servi e saranno felici e per tutta la bontà che Hashem darà loro, mentre invece voi griderete dal dispiacere. דבר אחר, בכל עת יהיו בגדיך לבנים, כי יתו אינדומיטים סיינו ספרי ביאנקי, פוליטי, אלו ציציר וישע ציצית, ושמן לראשך על יסר אלו תפילין, כסור לפרישע התפילין, כשסקיתו גדולת התפילין, וראו כל עמי הארץ, כשם השם יקרא עליך, וירו ממקה, תגרו חזל, כסריביץ כונו התפילין שבראש. Vi è una storia con Golmi Vina che una volta entrarono dei banditi di Coim e cominciarono a dare le botte a qualcuno e allora il Golmi Vina udite il rumore uscì fuori e quando lui uscì il Golmi Vina sempre aveva addosso i tefilin e quando lo videro si spaventarono e scapparono. Allora chiesero a Golmi Vina, ma anche noi avevamo i tefilin? E non si spaventarono di noi, invece da lei si spaventarono. Rispose come Vina, che Chazal dicono, e lo tfilin sheberosh, i tfilin nella testa, non sulla testa. Perciò, perché come Vina aveva i tfilin nella testa, invece voi avevate i tfilin sulla testa. Perciò, i tuoi casi sono diversi. Adranach Shoel, Adranach Shoel, Adranach Shoel, mi sta sempre in Neder. Mi è terminato il 23° capitolo e leggiamo solo un piccolo brano del prossimo Mishnah. Mi shechshich baderech noten kisor enochri v'im enimo nochri manichol hachamor. Terminiamo qui e che Hashem benedica, mi mandi tutte le brachot, tutto della Torah e tutto ciò che desidera il vostro cuore e che abbiate nachat, i vostri bambini, i vostri bambini abbiano nacca di voi e che Hashem vi dia salute, specialmente in questo periodo, e che vi dia una vita felice e che non vi manchi nulla. Grazie per l'ascolto e coltura.